Come vi avevo promesso, oggi parliamo di questa elegante pianta chiamata Ficus elastica o robusta, o anche conosciuta come pianta della gomma o del caucciù. Il suo significato è strettamente correlato all'uso sacro che si è sempre fatto delle sue foglie e dei suoi rami, simbolo della verità completa e della vita, nel linguaggio delle piante, simbolo di speranza. Bentornati sul mio canale, io sono Giuseppe e come ogni settimana cerco di accontentare le vostre richieste sui social. Questa settimana mi avete tempestato letteralmente di messaggi su questa pianta, il Ficus elastica, e io è una pianta che adoro. Penso che all'interno di un appartamento catturi subito l'attenzione, così come se la incontriamo nell'androne di un palazzo. È una pianta molto simmetrica, molto elegante, che io appunto per questo chiamo il maggiordomo di casa. La definisco così perché quando entri in casa non ti viene istintivo che l'occhio ti cada su di lei e magari andare lì e toccare il suo bel fogliame ampio. Nelle nostre case può raggiungere al massimo 2-3 metri di altezza, ma nei paesi tropicali o subtropicali come l'India, l'Asia dal quale proviene, raggiunge addirittura i 30 metri di altezza. Quindi, secondo me, è una pianta che tenuta in queste dimensioni o anche po' leggermente più grandi nei nostri appartamenti arricchisce molto le nostre case. La bellezza di questa pianta le deriva soprattutto dall'ampiezza di queste belle foglie dalla forma ovale, molto resistenti, al tal punto che vengono fatte essiccare e utilizzate come tavolozza per dipingerci e vendere gadget, appunto, dei vari paesi. Il fusto è molto esile, le foglie sono disposte in maniera simmetrica ed alternata e alla base, se la pianta è in salute, il fusto comincerà a produrre questo tipo di corteccia, quindi sintomo che si sta irrobustendo. Altro sintomo di salute per la pianta è la gemma apicale, che potrà essere di un rosso intenso o un rosso bordeaux. La foglia si presenta molto spessa e questo genere di Ficus elastica verde o anche quello verde scuro viene definito della varietà Decora. Mentre la varietà qui a fianco, che è variegata, viene definita Tinechele e sta a identificare quei Ficus elastica variegati che hanno appunto parte della foglia di color crema oppure aranciata. Qui ho delle piccole baby plant di Ficus elastica, sia variegato che non, e presenta anche un verde molto più intenso questa piccolina. A fianco ho le altre due che già vi ho mostrato, ma volevo parlarvi appunto della temperatura che questa pianta ama, perché deve essere compresa tra i 16 e i 24 gradi e non scendere mai al di sotto dei 12. Il substrato, come vedete in questo vaso, è necessariamente composto da molti inerti e terriccio per piante verdi o terriccio universale. Io in particolare ho aggiunto anche un pochino di fibra di cocco per darle più nutrimento. È una pianta che va annaffiata unicamente quando il terriccio è veramente asciutto e non ama i raggi del sole diretti. Una particolarità di questa pianta, chiamata anche pianta della gomma, è che dal lattice denso che fuoriesce dalle foglie e dal tronco, molto spesso nel suo paese viene incisa proprio per estrarne, il contenuto, e questo lattice denso e bianco diventa appunto, viene lavorato e diventerà poi gomma. In particolare, il Ficus elastica o robusta, come la si vuol chiamare, ha necessità di essere rinvasata una volta ogni 3 anni, oppure se quando la sollevate vi accorgete che al di sotto escono delle radici, è un chiaro segnale che la pianta ha necessità di essere travasata in un vaso leggermente più grande. Ma una cosa che pochi sanno, è che questa pianta nasce come albero in realtà, quindi il suo comportamento naturale e istintivo è quello di crescere in altezza e perdere il fogliame basso. Quindi molti mi scrivono chiedendomi: questa pianta sta benissimo, è stata benissimo fino a ieri, da oggi ha cominciato a perdere le foglie basse del fusto. Questo succede perché? Perché la pianta cerca di dare energia all'altezza del tronco e quindi di renderlo anche folto, perché è un albero in realtà il Ficus elastica. Però
questo poi le comporta che lei abbandona man mano tutte le foglie che sono sul fondo per cercare di ridurre le energie spese per sostentarle in vita. Quindi una cosa che potete fare sicuramente di utile è quella di andarla solo in primavera, quindi col caldo mi raccomando, a potarla cimandola. Se volete avere un fusto bello folto sempre in basso e quindi anche nella parte alta, quando arriva a una certa altezza di circa un metro e mezzo, potete cimarla tagliando la parte apicale, compresa la gemma, perché da quello potrete trarne delle piccole talee e creare altre piante che potrete anche, in un vaso un pochino più ampio, travasare con la pianta madre stessa, così che la pianta risulti bella più folta. Una cosa magnifica è la riproduzione di questa pianta, che anche se molti mi avete scritto su Instagram che vi risulta difficile, è un'operazione molto facile in realtà. Dovete badare innanzitutto di sterilizzare come al solito una cesoia ben affilata, perché il fusto di questa pianta è bello solido da tagliare, e anche munirvi di un po' di scottex o di ovatta, perché dovete sapere che il lattice che fuoriesce dopo il taglio alla pianta e che appunto viene utilizzato per favorirne la creazione della gomma, è un lattice che per gli occhi e per la pelle umana è molto irritante. Quindi la pianta, come prima cosa, quando la tagliate, cercherà di cicatrizzare subito la ferita e getterà molto lattice fuori. Questo purtroppo indebolirà anche la pianta, quindi è bene invece che dopo il taglio voi andiate a tamponarla in maniera tale da farne fuoriuscire il minor quantitativo possibile, ma soprattutto permettere alla pianta così di rimarginare la ferita molto prima. Quindi ci sono tre modi sostanzialmente per riprodurre questa pianta. Il primo modo che vi consiglio per propagare il Ficus elastica è quello di cimarlo ogni primavera, se ha raggiunto il metro e mezzo di altezza, come vi spiegavo prima, e interrare così il fusto che abbia almeno 5 foglie, oltre alla gemma apicale in alto, all'interno di un vaso con della torba. E piano piano questo permetterà alla pianta di radicare e di prendere struttura. Questo si può fare anche ogni anno perché permette alla pianta di stare in forze. Mi raccomando, dopo il taglio, come vi dicevo, tamponate sempre la ferita così che la pianta non perda lattice in eccesso. Il secondo modo potrebbe essere quello della talea per foglia. Quindi potete, come vi faccio vedere nel video, ogni foglia è ancorata al tronco da questo picciolo che si può strappare via tenendo ferma ovviamente la pianta e posizionarla in un vasetto con l'acqua così che radichi, ma questo sempre quando c'è un periodo caldo, quindi dalla primavera in poi. La talea fogliare o per porzione di fusto io l'ho sempre messa in acqua, ho aspettato che arrivasse a circa 5 cm o 6 cm di lunghezza e poi l'ho interrata, ma potete anche provare a interrarla direttamente. In questo caso ovviamente io l'ho interrata solo dopo che ho visto che ha prodotto la gemma, così che mettendola in verticale piano piano crescerà il fusto. Volevo mostrarvi anche la talea di foglia che però potete coltivare anche in idrocultura. Ovviamente è un po' più difficile forse o più lenta la crescita perché attualmente siamo in inverno, però io sono comunque riuscito a farla radicare e mi piaceva lasciarla in questo vaso tondo. L'ho fatto con questo tipo di argilla tonda che ho comprato in un negozio specializzato e che dà una possibilità maggiore alla pianta, alla foglia più che altro, di ricevere costantemente liquido e nutrimento per capillarità senza però farla marcire. Ora vi mostrerò, le estraggo in maniera tale che vi faccio vedere le radici per essere ben o invasate in terra o in idrocultura come devono raggiungere la lunghezza. Vedete? Questa foglia ha fatto tantissime radici di lunghezza superiore ai 10 cm alcune e in questo caso io sono andato a posizionarla all'interno di questo vasetto con acqua che arrivi almeno a più della metà, così che ha costantemente nutrimento e la foglia può piano piano crescere. Per concludere volevo dirvi e ricordarvi che questa è una delle ennesime piante, come vi ho spiegato nel mio primissimo video, che pensa alla nostra salute e al nostro benessere, tant'è vero che elimina dall'aria benzene e tante altre sostanze che per noi sono nocive e quindi purificano i nostri appartamenti. Quindi
noi possiamo ricompensarla tenendo adeguatamente sotto cura le sue foglie e il suo fusto, controllando che non venga attaccata dai tre parassiti principali che teme, ovvero la cocciniglia, la ruggine o l'acaro, che sono letali per lei. Poi ci sono dei segnali che dobbiamo necessariamente cogliere del ficus elastica, che ci manda per farci capire dei disagi, ovvero quello della perdita delle foglie nel caso in cui abbia sete, quindi se la irrighiamo poco spesso, oppure se si ingialliscono le foglie. Questo è un sintomo chiaro che ha troppa acqua nel terreno e quindi rischiamo anche un marciume radicale della pianta. Un'altra cura che possiamo avere nel caso di questa bellissima pianta che ha le foglie così ampie è quella di pulirle accuratamente almeno una volta al mese. Vedete, essendo una lamina fogliare molto ampia, ci si deposita molto spesso la polvere. Noi con un panno in microfibra o un po' di Scottex ed acqua tiepida o distillata, meglio ancora, per non far depositare il calcare sulla foglia, dobbiamo una volta al mese andare a pulirla accuratamente, così da liberare tutti gli stomi che sono le microcellule che compongono la superficie fogliare e che permettono alla pianta di assorbire la giusta quantità di luce e soprattutto di respirare. Quindi la polvere va a ostruire queste cellule e noi dobbiamo liberarle da questa ostruzione che potrebbe a lungo dare distruggere la pianta o comunque farla respirare male. Una cosa importante quindi che vi consiglio anche è non usare lucidanti fogliari che vanno alla stessa maniera a ostruire gli stomi e quindi a uccidere la nostra pianta. Vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine, ma soprattutto vi ringrazio per i molti messaggi che mi scrivete sotto ai vari video che escono ogni settimana. E vi ringrazio profondamente anche per le foto che mi avete mandato. Questa settimana, per fare un qualcosina di un po' diverso, ho cercato di includere anche le vostre magnifiche piante, visto che molti mi avete scritto affinché io facessi questo video. Spero di averlo realizzato con le informazioni più adeguate per voi e in tutto ciò adesso vi lascio una piccola carrellata delle vostre magnifiche piante, ringraziando tutti voi per la collaborazione. Ci vediamo la prossima settimana e se come sempre vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale. Fatelo conoscere anche ai vostri amici e parenti, così che aumenteranno le persone che mi seguono e io avrò sicuramente la possibilità di crescere anche come canale. Come ogni domenica vi auguro una buona settimana e ricordatevi, sia qui che su TikTok, Facebook o Instagram, cercherò sempre di aiutarvi per trasformare il vostro pollice nero in un bel verde clorofilla. E io, con la mia talea, vi saluto. Alla prossima!